Sei tu, sì, proprio tu, amico alfa o pseudo tale dei miei cojones, che pensi che quella ragazza te la sta facendo odorare, ma in realtà ti vuole alla follia e vorresti sorprenderla con qualche vocabolo erudito invece di mettere in mostra solo quelle due o tre sinapsi che ancora ti funzionano in testa, che al massimo ti fanno dire da figa. Accusa questa donna di tentarti continuamente con qualcosa che tu desideri dal profondo del tuo cuore, non dicendole che te la sta facendo odorare, ma dicendole: donna, smetti di tantalizzarmi, vedrai che farai colpo sicuro. Oppure lei si volterà e non avrà capito quello che hai detto, perché in italiano non si usa mai questo verbo, e quindi non andrai comunque a segno, ma tanto non ce l'avresti fatta comunque. La smetto con questa roba terribilmente cringe, ma almeno una volta nella vita volevo fare questa porcata. Il verbo di oggi è tantalizzare, anche se io l'ho sentito più volte usare in inglese piuttosto che in italiano. To tantalize. Letteralmente il verbo tantalizzare significa tormentare qualcuno mettendogli di fronte al muso un qualcosa che lui desidera ardentemente, ma che per lui è comunque irraggiungibile. Quindi letteralmente è un tormentare le persone con ciò che più vogliono ma che non possono ottenere. Ecco perché mi è venuto sto paragone con tutti quei ragazzotti che se ne vanno in giro accusando donne del me la sta facendo odorare però non me la dà. Bravo, bravo, se dici questa cosa sicuro fai colpo sulle donne. Bravo, bravo, bravissimo. Ovviamente questo verbo deriva dal nome proprio di persona di uno dei personaggi più famosi del mito greco per il suo supplizio, Tantalo, figlio di Zeus, particolarmente apprezzato dagli dei, tanto da ricevere l'onore di poter andare sull'Olimpo di quando in quando, ma gli dei negarono per sempre l'ambrosia. Tantalo voleva mangiare l'ambrosia e arrivò addirittura, dopo l'ennesimo rifiuto degli dei e la cacciata dall'Olimpo, a cucinare suo figlio Pelope per ingannare gli dei, che ovviamente disgustati dall'atto terribile di quest'uomo lo condannarono a un supplizio eterno che Ade penso sia molto felice di fargli subire di giorno in giorno. Per la sua gola infatti Tantalo verrà punito da Ade venendo immerso in un grosso lago con un singolo albero sulle sue sponde, con un singolo ramo che sporge fino al centro di questo lago dove sta immerso Tantalo, da cui pende una singola mela. Ogni volta che Tantalo proverà ad avvicinare la bocca per prendere la mela, il ramo si allontanerà. Quando a Tantalo viene sete e vorrà bere dell'infinita acqua che ha attorno, anche l'acqua si allontanerà dalla sua bocca e non riuscirà mai a berla. Quindi lui desidererà per tutta l'eternità cibo e acqua, non riuscendo però più a mangiare un solo boccone o a bere una sola goccia d'acqua. Quindi mi raccomando, ragazzotti pseudo-alfa dei miei cojones che volete fare i predatori perché vi pensate di essere stocà, potrebbe andarvi molto peggio. Molto, molto peggio. Qualora qualcuno decidesse di tantalizzarvi. Badum. Ah, si vede che c'ho 30 anni e non sopporto più le ragazzate. Ah, a parte che non l'ho mai sopportate, ma vabbè, lasciamo perdere.